Grazie, grazie Alfonso, grazie a tutti i partecipanti e al Ministro ovviamente. Io mi pongo subito in scia all'ingegner Zigon, insomma se, come crediamo, insomma, è dimostrato che il problema principale che abbiamo, insomma, nel breve e nel medio periodo per la realizzazione delle priorità fissate nel PNRR e anche nel CNIE, che insomma diciamo sono comunque degli obblighi che abbiamo come paese, sta nel sistema autorizzatorio. Non possiamo non pensare, dati i trend che ci ha detto l'ingegner Zigon, a una ridefinizione complessiva del quadro regolatorio che abbia dei caratteri di una certa radicalità, altrimenti non ne usciamo. Insomma, diciamo, noi abbiamo. Ci confrontiamo oggi, insomma, con un problema che non è solo normativo, è anche un problema culturale perché parte dei problemi che affrontiamo, insomma, diciamo, affondano le radici anche in una certa cultura amministrativa e in parte anche nelle preferenze delle popolazioni locali, diciamo così. Senza fare l'elenco della spesa, diciamo così, di tutte le proposte che abbiamo fatto nel position paper, io li ho raggruppate sostanzialmente in tre grandi filoni di intervento che a mio parere, insomma, sono tutti e tre necessari, i cui effetti sono complementari, ma insomma, diciamo, non, comunque non si può fare a meno di tutti e tre questi filoni di intervento. Il primo è una ridefinizione del quadro anche istituzionale della regolamentazione. Ovviamente non ci possiamo permettere una ridefinizione del quadro costituzionale, insomma, diciamo, cioè purtroppo abbiamo un assetto che da questo punto di vista non è molto funzionale, non è molto razionale, però questo nel breve periodo, nel medio periodo lo dobbiamo prendere come un dato, ma ci sono alcune cose che possiamo fare e stanno, insomma, diciamo, nella ridefinizione, insomma, della distribuzione dei poteri tra centro e periferia, ed in particolare, diciamo, a un livello di generalità molto ampio, per esempio nella dichiarazione, dello status di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere che sono necessarie per il PNRR. Si tratta di una dichiarazione di principio, ma poi ovviamente apre le porte a una serie di interventi, insomma, diciamo, sostitutivi. Tutto ciò è necessario perché ovviamente una volta che abbiamo preso degli impegni anche contrattati internazionali, è chiaro che lo Stato deve avere gli strumenti, insomma, per realizzare gli obiettivi, sui quali abbiamo preso degli impegni. Peraltro impegni che una volta tanto non sono supportati solo da un vincolo esterno, insomma, diciamo così, un vincolo esterno magari impopolare. In questo caso invece si tratta anche di un obiettivo che sicuramente raccoglie il consenso della stragrande maggioranza dei nostri concittadini. Quindi, da questo punto di vista, un riequilibrio di potere è necessario e secondo noi dovrebbe avvenire anche nella direzione di una maggiore programmazione a livello nazionale. Un esempio, insomma, diciamo, c'era già nel decreto semplificazioni, era una programmazione, chiamiamola così, negativa, cioè si dovevano definire con decreti ministeriali siti nei quali non era possibile fare delle installazioni di tipo energetico. Poi non si è visto ancora il decreto ministeriale, ma a nostro parere dobbiamo anche pensare a una programmazione positiva, insomma, diciamo, di siti nei quali invece vanno fatti, anche perché per non ripetere l'esperienza del deployment, diciamo così, un po' disordinato, anarchico e a volte non molto razionale, di energie rinnovabili, insomma, quando c'erano gli incentivi, incentivi molto elevati. Il secondo filone è quello della semplificazione normativa e regolamentare vera e propria, diciamo così, insomma, diciamo, questo è centrale. E qui a nostro parere, insomma, sono necessarie delle norme ultra semplificatorie, insomma, in cui le autorizzazioni siano pressoché automatiche o automatiche, in particolare in casi specificati, pre-specificati, insomma, diciamo, ne dico tre perché dobbiamo andare molto veloci, ma insomma, le varianti su autorizzazioni già concesse, l'utilizzo di aree degradate che, come sappiamo, in giro per l'Italia, insomma, diciamo, poi
se lasciamo alla programmazione generale sostanzialmente le cose non avvengono mai, quindi se possiamo invece recuperare attraverso un uso utile sia alla collettività nazionale, ma sicuramente anche ai luoghi, è sicuramente auspicabile. E poi le sostituzioni, insomma, diciamo, sulle quali anche qui c'è bisogno di un intervento al momento, diciamo nell'immediato, insomma, di tipo regolamentare, perché c'è già un intervento nel decreto semplificazione, ma che deve essere un intervento molto preciso che lasci pochissima discrezionalità sui passi, diciamo, da intraprendere per fornire l'autorizzazione. Infine, l'ultimo aspetto che va cambiato, ma anche qui in maniera radicale, è culturale, diciamo così, riguarda le pubbliche amministrazioni, perché noi ci siamo spesso concentrati in passato sulla modifica dei termini, insomma, entro i quali andavano rilasciate le autorizzazioni. Ormai, diciamo, l'esperienza è un po' triste da questo punto di vista, nel senso che accorciare i termini ha degli effetti che però sono limitati, nel senso che le amministrazioni poi non necessariamente li rispettano, e quindi bisogna trovare delle altre leve, una di queste è certamente il cambio di cultura nelle amministrazioni. Noi siamo un po' prigionieri, insomma, effettivamente per autoselezione, insomma, diciamo, in alcune amministrazioni di culture ambientaliste, diciamo formalistiche, ma soprattutto fondate sul presupposto che l'attività economica genera un impatto negativo, mentre invece siamo in una fase nella quale gli sviluppi tecnologici, insomma, rendono più ambientali, diciamo così, gli interventi che non interventi. Quindi quella cultura della tutela e quindi, insomma, dell'inazione va decisamente sostituita. Come? Beh, diciamo, va sostituita con persone che ragionino in termini comparativi, come per esempio gli economisti, insomma, diciamo in genere, ma soprattutto con persone che siano adeguate anche da un punto di vista professionale e capiscano l'impatto delle nuove tecnologie, perché spesso, insomma, diciamo, si tratta anche di un problema di comprensione, a mio parere. Infine, sempre nelle pubbliche amministrazioni, e questo, voglio dire, ha a che fare con il ricambio generale delle pubbliche amministrazioni, però io credo che in nessun campo come nell'energia si capisce bene che cosa significa e qual è l'impatto del ricambio necessario nelle pubbliche amministrazioni per fare bene le cose. L'ultima cosa è una questione di incentivi. Diciamo, una proposta che noi facciamo è che, per esempio, non debba essere più possibile attribuire indennità di risultato, retribuzione di risultato a dirigenti che non adottino atti nei termini, insomma, prescritti dalla legge. Sono convinto che, insomma, diciamo, questa è una cosa che sicuramente, insomma, renderà più efficaci i procedimenti. Vi ringrazio e anch'io non vedo l'ora di sentire, insomma, i nostri più interessanti interventi successivi.